Nuovi ambienti, spazi di apprendimento e laboratori rinnovati per una scuola più accogliente e coinvolgente. L'Istituto Comprensivo Statale 4 novembre presenta alla città gli interventi portati a termine e la rivoluzione organizzativa della didattica. Si passa da una didattica in cui le aule sono assegnate alle classi a una didattica in cui le aule sono assegnate ai docenti, che diventano quindi dei laboratori disciplinari con i ragazzi che hanno tutto un tratto riconosciuto la loro capacità di autonomia di movimento dentro gli ambienti scolastici, chiaramente sotto la vigilanza sempre degli adulti, ma che non li seguono e non li accompagnano passo passo come se fossero bambini di scuola dell'infanzia, ma che gli consentono di spostarsi da un'aula all'altra, da un laboratorio all'altro, da un piano all'altro a seconda dei blocchi di ore della mattinata. Un intervento voluto fortemente dal Comune insieme alla dirigenza dell'Istituto, al quale hanno dato il proprio contributo numerose realtà che operano in città e che pone la scuola al centro del percorso di rilancio e riqualificazione del quartiere Saione. Questo è un quartiere che ha insegnato alla città come i problemi possono diventare sfide e come le sfide possono essere vinte. Oggi Saione non è più una criticità, non lo è più da molto tempo. Oggi Saione è un'opportunità che diventa un paradigma per la città di Arezzo. Una sperimentazione che sta già raccogliendo risultati positivi. I ragazzi, quando chiediamo come va, dicono bene, perché la mattinata passa in un attimo, la settimana è diventata piacevole, e cambiamo compagno a ogni cambio d'ora e questo ci consente di stare tutti con tutti. Ecco, abbiamo veramente percepito un apprezzamento forte da parte dei ragazzi e degli insegnanti.